Oggi parliamo di lei. Nemica giurata da attenti automobilisti e per altri un semplice richiamo a feste e festini e lucine varie. Ma in realtà dietro di lei spesso si nasconde un inesorabile e irrimediabile disastro. Ed è proprio quello che è successo a questa bellissima Alfa Romeo Silvio, mentre la nostra spia dell'olio chiedeva inesorabilmente attenzione. Lei è stata con nonchalance ignorata. Ma presto, come tutte le nostre storie che non hanno un lieto fine, al nostro indisciplinato autista è arrivato il momento di fare i conti con certe cose che effettivamente forse è meglio non fare. Vecchie chiami inglesi, benvenuti nel mio canale. Oggi parliamo di questa bellissima Alfa Romeo Stelvio, il quale autista ha, con agilità, devo dire, ignorato questa spia a pressione e olio. Vedremo cosa gli è successo al motore e faremo anche un bel viaggettino tra sensori, pressione e olio, pressostati dell'olio, centraline, pompe, geometri, insomma, tutta una serie di cose che tra di loro comunicano, fanno, disfano. E forse per capire anche perché certe spie, meglio non ignorarle. Vecchie chiavi inglesi, questo che è umano è un bulbo dell'olio, che è l'anziano del villaggio questo, perché ormai non si usa quasi più. Si usano sensori piezoelettrici o elettronici che riescono a misurare in un vario range di pressione dell'olio, poi vedremo perché. Ma come funzionava invece questo semplicissimo aggeggino? Eccolo qua, spero metta a fuoco. Non mette a fuoco un cazzo, quindi ve lo faccio vedere di fianco. C'è una sferetta al suo interno che quando viene premuta apre il circuito. Cosa vuol dire che apre il circuito? Come quando noi stacchiamo la spina della lampada, della abat-jour che abbiamo in salotto e spegniamo la luce. Questo fa. Quindi quando c'è pressione di olio, pam, stacca la spina e si spegne la spia a pressione olio. Quando invece il motore è a riposo o abbiamo un problema sul sistema di lubrificazione nelle vetture di vecchia generazione, è come quando attacchiamo la spina e si accende la spia a pressione olio. E quindi dobbiamo poi stare attenti perché c'è qualcosa che non quadra. Se non si fosse capito, perché poi vedo queste cose, quando la sfera è in fuori, ok? Non c'è pressione di olio. Quindi vuol dire che non c'avete olio praticamente nel motore. E poi succede. Vabbè, andiamo avanti. Le vetture moderne invece hanno sensori piezoelettrici o elettronici, che sono i giovani di questo sistema. Perché? Perché sono sensori che riescono a misurare un vario range di pressione e olio. E che gli serve? Gli hanno voluto mettere una complicazione in più. Le serve perché la centralina dovrà elaborare questi dati per tutta una serie di cose. Pensate che alcuni motori hanno delle pompe ausiliarie che vanno a lubrificare, in caso di te con determinate temperature e condizioni, le turbine quando noi spegniamo la macchina. Quindi ci sono delle pompette che vanno a lubrificare, a far continuare il passaggio dell'olio attraverso i tubi della turbina per raffreddarla. Pensiamo dopo un viaggio in autostrada a 280 all'ora, quando fai le tirate con lo smaranza con la 500 abra. Ok? Ecco, in questi casi abbiamo questo tipo di pompe. Abbiamo delle pompe a geometria variabile, cioè quando andiamo e noi siamo così, viaggio con la donna, Cabrio, Liguria, Forte dei Marmi, via. Andiamo piano, quindi abbiamo minore pressione di olio, come in queste. Quando noi andiamo piano su queste vetture siamo sui 2,5 bar, mentre quando vogliamo fare l'smaranza col braccio di fuori, via, tutto giù, allora in quel caso la pressione va al massimo fino a 6 bar, ok? I sensori piezoelettrici, come funzionano? La maggior parte di essi hanno un elemento appunto piezo, detto piezo, che è un materiale che varia la propria resistenza in base a quanto lo premi. Questi elementi piezo li troviamo anche negli iniettori, che vengono deformati a seconda della tensione che abbiamo. Fatto sta che questi sensori sono molto più precisi, quindi i giovani, sì, in questo caso sono più precisi, un po' più difficili da fare, complicati, però effettivamente riescono a darci molte più informazioni. Cosa che il driver qua non ha capito. Vabbè. Ora, vecchie chiavi inglesi, torniamo alla nostra Alfa Romeo Stelvio. Ma com'è andata sta storia? Veramente il driver ha continuato con la spia a bassa pressione olio? Veramente? In realtà sì, ma a quanto dice codesta persona, in realtà lui si è recato in concessionaria 3 volte e 3 volte non hanno risolto il problema.
Ora, io non so se è vero o no, ma se fosse vero, ecco, lo dico a chiunque, non si mandano in giro auto con spie. Bassa pressione, olio. Penso che qualsiasi ufficino, non so, che sinceramente si vede che... E tra l'altro su queste vetture ho fatto un video che è andato anche molto bene, di cui sono molto contento, che parla delle motivazioni per cui su queste auto succede sta cosa e del perché non dobbiamo ignorarla. Vecchi camminghesi, adesso non ci rimane che andare a vedere sotto che cavolo ha combinato. E vi chiederete perché non uso il ponte, col razzo che sposto tutte le macchine che ho già preparato per lunedì, perché oggi è domenica, ci siederemo, sì, si lavora anche la domenica, signore, ci siederemo su questo bellissimo tappeto in pelle umana che vi faccio vedere, ecco qua, strumento altamente tecnologico, e andiamo a vedere sotto cosa troviamo in questa vettura, cosa succederà mai a ignorare sta spia. Allora, iniziamo ad andare sotto così, e la prima cosa che ho già notato io è che tutto pieno zeppo di olio, questo è tutto olio motore, guarda, è tutto olio motore che se n'è andato a spasso per la macchina. Mi viene da dire che qui abbiamo qualche buco in giro, ma no, ma guarda fino dove è andato, fino in fondo ha lavato tutto, chissà il disastro in strada, tra l'altro sono pericolose queste cose. Quindi adesso andiamo a rimuovere il nostro bel carter con le 780.450.000 viti, vitine, eh? Andiamo a vedere sotto se vediamo dov'è che si è rotto. Ok, ho smontato le due viti del carter, due. Allora, siamo sotto il motore, qui c'è il motorino avviamento e a parte vabbè, tutto l'olio che abbiamo visto prima, vecchi camminghesi che di sicuro non auspicia nulla di buono, c'è una gocciolina che viene dall'alto, vediamo se riusciamo a vedere cosa c'è dietro il motorino avviamento, vediamo un po', aia, caduto giù tutto, un bel buco nel monoblocco. Nel sovracoppa, ma che roba, vediamo, forse riusciamo a vedere anche i bracci di Biel. E la cosa bella è che il motore ancora parte, quindi motore distrutto, e qui è un lavoro mica da ridere, tutto per una spia ignorata. Per gli spettatori diversamente ciechi ho cerchiato il buco, nel caso non si fosse visto, ma è una voragine, insomma. Or dunque, vecchie chiavi inglesi, abbiamo visto cosa succede nell'ignorare certe cose. Nelle clip seguenti mi sono agilmente tipo mozzato mezza faccia, ma è domenica, devo andare dalla donna, sennò non mi ci si vede neanche più perché mi fa sparire, per cui le lascio così. Ma lato prevenzione cosa possiamo fare? Beh, facciamo finta che andiamo a prendere una vettura nuova, usata. Far controllare le pressioni di olio, magari anche appena presa, perché non è che possiamo andarla col diagnostico, cioè un po' sta male, si dovrebbe, ma se poi no. Le pressioni di olio, ad esempio, in queste vetture, alcune ce lo sono hanno proprio sul quadro, e questa è una figata assurda, la possibilità di vedere la pressione olio. Quindi noi sappiamo che deve essere al minimo circa 2,5 e al massimo 6 bar. E attenzione, quando abbiamo il problema di quel video che ho menzionato prima, andate a vederlo che mi fate le visualizzazioni, su queste vetture qua, magari abbiamo 4 bar quando pestiamo tutto, ma capiamo che se ci facciamo Catania, Copenaghen, in macchina tutto giù, è un problema, perché le temperature salgono e alcuni organi potrebbero rigarsi, magari non esplodono subito, non ce ne accorgiamo neanche, però si rigano e si usurano. Poi una volta che è rigato il materiale, perché si è dilatato, è solo questione di tempo che il motore poi lo si saluta. E non solo su queste macchine qua, su, che ne so, un Opel Astra 1007, l'altro giorno stavo monitorando alcuni parametri per un cliente, tra cui abbiamo controllato anche le pressioni di olio, che quando schiacciamo devono essere al massimo. Se non si hanno certi parametri, ci sono anche in commercio dei
degli accessori che possiamo mettere per misurare la pressione dell'olio. Se veramente ci teniamo, vogliamo fare un bel lavoro. In questo modo sappiamo sempre che la lubrificazione è al massimo e fidatevi, i vostri motori dureranno centinaia di migliaia di chilometri. Becche cavi inglesi, or dunque siamo arrivati anche all'epilogo di questa avventura. E cosa abbiamo imparato oggi? Beh, che se siamo sprezzanti del pericolo possiamo anche continuare la nostra corsa, che tanto poi si fermerà, con determinate spie accese. Oppure possiamo farci caso, guardarle, verificare di che cosa si tratta. Su queste vetture abbiamo già visto che c'è tutta una serie di cose, ma c'è anche in altre, non solo in queste. E poi risolvere la problematica. Quindi, vecchi cavi inglesi, io non posso altro che salutarvi, augurarvi tante buone e belle cose e noi ci vediamo alla prossima. Da Paolo, saluto, ciao!